Dopo 61 anni dalla costruzione dei due teatri cittadini, 2 milioni vengano spesi anche per i diritti dei disabili. Così Claudio Ferrante, presidente dell'associazione Carrozzine Determinate, parlando del Teatro D'Annunzio, dichiarato come noto inagibile, e dell'Auditorium Flaiano. Non sono problemi di agibilità e vulnerabilità sismiche evidenziati negli ultimi giorni, ma gravi problemi di barriere architettoniche e accessibilità per il Teatro D'Annunzio di Pescara. In questi giorni, dice Ferrante, tutti se ne sono occupati, hanno effettuato sopralluoghi, politici, rappresentanti delle istituzioni, tecnici, ma nessuno si è posto il problema della gravissima situazione che riguarda sicurezza, accessibilità e fruibilità per le persone con disabilità. Solo 4 i posti riservati ai disabili, e questa immagine non è un fotomontaggio, ma un posto riservato ai diversamente abili dove, lungo la scalinata di accesso. È assurdo, inconcepibile. Lì sono posizionati solo 4 posti, la legge ne prevede il triplo, solo 4 posti posizionati ai lati della platea. Ma ascoltate molto bene, questi posti hanno dei gradini, non hanno uno scivolo, quindi per salire devono essere, le persone con disabilità devono essere prese in braccio e poi sono sequestrate lì. Altra cosa vergognosa ed incredibile, che 2 di questi 4 posti sono situati sulle gradinate. Sui gradini, che questi gradini che consentono di salire e di scendere le persone per farle appunto salire e scendere agli anelli superiori. Una cosa vergognosa e gravissima. E a causa di queste barriere, cosa devono fare i genitori? Posizionare i loro figli sui corridoi, cioè perché queste postazioni sono totalmente inaccessibili e non fruibili. Ma sul corridoio poi passano le canaline dei fili e quindi i figli sono sequestrati all'interno del corridoio. Questo succede al Teatro D'Annunzio. Speriamo che con i nuovi lavori, che per forza di cose devono esserci, vista la inagibilità del Teatro D'Annunzio, siano rispettate le vostre richieste. Qui c'è una violazione costante dei diritti umani, c'è una discriminazione continua. Quindi non solo devono ascoltare le nostre proteste, perché altrimenti andremo alla Procura della Repubblica. Non ci piove. Questo teatro è stato costruito 61 anni fa. Quante amministrazioni si sono succedute? E a fianco c'è l'Auditorium Flaiano. Sono stato io discriminato, oltre ad alcuni bimbi in carrozzina con disabilità. Che cosa è successo? Il 29 febbraio, di dominio pubblico, c'era la giornata, si è festeggiata la giornata internazionale delle malattie rare. Io dovevo essere un relatore, ero sicuro di poter salire sul palco. Tutti gli altri relatori sono saliti sul palco. Io ho dovuto parlare al buio in platea. È una cosa vergognosa.